Namaste e benvenuti a questa nuova pratica. Oggi vorrei proporvi una pratica vinyasa che si ispira alla prima serie di Ashtanga. Iniziamo in Balasana con le braccia lungo i fianchi e la testa sul tappetino. Portiamo l'attenzione al respiro, al movimento dell'addome, al contatto con le cosce. Lentamente distendiamo le braccia oltre la testa. E scivoliamo in avanti, inspirando, per portarci in Bhujangasana. Un respiro qua. Ed espirando, puntiamo i piedi e ci portiamo nel cane a testa in giù. Anche qua. Un respiro completo e poi lentamente facciamo dei piccoli passi per raggiungere le mani. Inspiriamo distendendo la schiena in Ardha Uttanasana ed espirando ci chiudiamo in Uttanasana. Di nuovo inspirando distendiamo. Ed espirando ci chiudiamo. Lentamente piegando le gambe, srotoliamo verso l'alto. Portiamo le braccia in alto con le mani che si uniscono oltre la testa. Ed espirando portiamo le mani davanti al cuore. Rimaniamo un attimo qua per formulare il nostro Sankalpa. E ci prepariamo per il saluto al sole A. Inspirando, portiamo le braccia verso l'alto, uniamo i palmi. Espirando lentamente scendiamo, portiamo le mani al tappetino. Inspirando distendiamo la schiena, sguardo avanti ed espirando gamba destra, gamba sinistra dietro per portarci in panca e lentamente scendere in chaturanga. Inspirare in Urdhva Mukha. Ed espirando ci portiamo nel cane a testa in giù. Adho Mukha Svanasana. Due, tre respiri qua. E poi due passi per riportare i piedi tra le mani in Ardha Uttanasana. Ed espirando ci chiudiamo in Uttanasana. Di nuovo srotoliamo verso l'alto, inspirando ed espirando, Samastiti. Inspiriamo, braccia su, palmi che si uniscono. Espirando, ci chiudiamo in Uttanasana. Inspiriamo, Ardha Uttanasana. Ed espirando di nuovo gamba destra, gamba sinistra dietro, nella panca. Scendiamo in Chaturanga. Inspiriamo in Urdhva Mukha e di nuovo espirando Adho Mukha Svanasana. Gamba destra e gamba sinistra avanti. Ci chiudiamo in Uttanasana espirando
e inspirando ritorniamo su. E espiriamo mani al cuore. Ripetiamo, inspiriamo su. E espirando ci chiudiamo. Inspiriamo Ardha Uttanasana ed espirando portiamo gamba destra, gamba sinistra dietro con due passi o con un salto, poi scendiamo in Chaturanga oppure poggiamo le ginocchia. Urdhva Mukha o Bhujangasana e Adho Mukha Svanasana, espirando. Un attimo ancora. E poi con un salto, con due passi, ci riportiamo in Ardha Uttanasana, inspirando. Ed espiriamo in Uttanasana. Di nuovo su, inspiriamo, Urdhvastasana, ed espiriamo Samastiti. Ci prepariamo per il saluto al sole B. Inspirando Utkatasana. Espiriamo Uttanasana. Inspiriamo Ardha Uttanasana. Portiamo gamba destra, gamba sinistra dietro. Ed espirando scendiamo in Chaturanga. Inspiriamo Urdhva Mukha. E di nuovo Adho Mukha Svanasana. Espirando. Gamba destra avanti. Passiamo per il guerriero 1, inspirando. Di nuovo mani a terra, gamba destra dietro. Facciamo il nostro vinyasa, chaturanga, Urdhva Mukha e Adho Mukha. Gamba sinistra avanti, Virabhadrasana 1, dall'altro lato. Mani giù. Gamba sinistra dietro, scendiamo in chaturanga. Urdhva Mukha, inspiriamo, e Adho Mukha, espiriamo. Rimaniamo qualche respiro. E poi con un salto o con due passi ci riportiamo con i piedi tra le mani in Ardha Uttanasana. Espiriamo in Uttanasana e inspirando ci portiamo in Utkatasana. Mani davanti al cuore, espirando. Ripetiamo Utkatasana, inspiriamo. Uttanasana, espiriamo. Ardha Uttanasana, inspiriamo. Portiamo con un salto le gambe dietro, scendiamo in Chaturanga, espirando, inspiriamo in Urdhva Mukha ed espirando Adho Mukha. Gamba destra avanti, ruotiamo il sinistro per poggiare il piede, Virabhadrasana 1, inspirando, mani giù, gamba destra dietro, scendiamo in Chaturanga, inspiriamo Urdhva Mukha, espiriamo Adho Mukha. Ripetiamo con la sinistra, piede destro che ruota, Virabhadrasana 1, mani giù, sinistra dietro, chaturanga espirando, inspiriamo Urdhva Mukha, espirando Adho Mukha Svanasana. Recuperiamo un attimo, utilizziamo il respiro Ujjayi per creare energia. E ci portiamo in Ardha Uttanasana con un salto con due passi, inspirando ed espiriamo Uttanasana. Inspiriamo Utkatasana ed espirando mani al cuore. Di nuovo inspirando Utkatasana, braccia su, e espiriamo Uttanasana, inspiriamo Ardha Uttanasana. Ci portiamo in Chaturanga con un salto, se riusciamo, e poi Urdhva Mukha inspirando, Adho Mukha espirando. Gamba destra avanti, in Virabhadrasana 1, di nuovo. Mani giù,
gamba destra dietro, scendiamo in chaturanga, urdhva mukha e adho mukha, sinistra avanti, di nuovo, braccia su, mani al tappetino, sinistra dietro per chaturanga, urdhva mukha e di nuovo adho mukha. Teniamo ancora qualche respiro. Per poi con un salto, con due passi, riportarci in Ardha Uttanasana, inspirando, Uttanasana, espirando, e di nuovo Utkatasana, inspirando, mani al cuore. Respirando. E ripetiamo il saluto al sole B con delle modifiche. Inspiriamo Utkatasana, espirando in Uttanasana. Ardha Uttanasana, inspiriamo con un salto, due passi, chaturanga. Urdhva mukha e di nuovo adho mukha. Gamba destra avanti, inspiriamo Virabhadrasana 1, mani al tappetino, gamba destra dietro, Vinyasa Chaturanga, Urdhva Mukha, Adho Mukha. E di nuovo la gamba destra su, apriamo portando il tallone verso il gluteo e poi scendiamo col piede per aprirci in Kamatkarasana. Mano destra in appoggio per aiutarci e portarci in Vasisthasana, braccio destro su, gamba destra sopra la sinistra e poi di nuovo per riportarci in Adho Mukha. Gamba sinistra avanti, ripetere Virabhadrasana 1 con l'altra gamba, mani giù, fare il Vinyasa, gamba sinistra dietro per scendere in Chaturanga, Urdhva Mukha, Adho Mukha. Di nuovo gamba sinistra su, pieghiamo per aprirci, poi scendiamo con il piede dietro di noi e ci apriamo in Kamatkarasana. Ci aiutiamo se non riusciamo con la mano sinistra al tappetino e poi portiamo la gamba sinistra sulla destra e ci apriamo in Vasisthasana. Mano giù, ci richiudiamo in Adho Mukha e con un salto ci riportiamo con i piedi tra le mani oppure con due passi in Ardha Uttanasana. E poi Uttanasana ispirando. Per ritornare in Utkatasana, mani davanti al cuore. Recuperiamo qualche respiro. E lentamente ci prepariamo a un'altra variante del saluto al sole B. Inspiriamo in Utkatasana. Espiriamo in Uttanasana, inspiriamo Ardha Uttanasana, con un salto con due passi ci portiamo in Chaturanga espirando e inspiriamo in Urdhva Mukha, espiriamo Adho Mukha Svanasana, gamba destra su e avanti, ci portiamo in Astacchandrasana, il tallone della gamba dietro è sollevato, puntiamo quindi l'avampiede, braccia verso l'alto, teniamo un respiro completo. E poi, espirando, ci apriamo nel guerriero 2. Inspiriamo nel guerriero inverso, braccio destro su, mano sinistra alla gamba dietro. E poi, Parsva Konasana, gomito destro sulla gamba e braccio sinistro su. Ritorniamo con le mani al tappetino per portare la gamba destra dietro in alto. Facciamo il nostro Vinyasa, se vogliamo, con la gamba sollevata, per riportarci nel cane a testa in giù. Ripetiamo con la sinistra, sinistra su e avanti. Il tallone della gamba destra rimane sollevato, ci portiamo in Astacchandrasana con le braccia su. Inspiriamo, espiriamo, di nuovo inspiriamo e poi espirando, guerriero 2. Inspiriamo nel guerriero inverso ed espirando poggiamo il gomito sinistro sulla gamba sinistra e il braccio destro si distende.
Lentamente riportiamo le mani al tappetino per fare il vinyasa, sempre con la gamba se vogliamo sollevata per intensificare. Urva Mukha, Adho Mukha. Recuperiamo qualche respiro. E poi con un salto o con due passi ci portiamo nuovamente in Ardha Uttanasana, inspirando ed espiriamo in Uttanasana. Inspiriamo, portiamo le braccia verso l'alto ed espirando, mani al cuore. Da qua per una nuova variante del saluto al Sole B, pieghiamo le gambe, distendiamo le braccia in Utkatasana. Ci chiudiamo, scendiamo verso Uttanasana, espirando e inspiriamo distendendo la schiena in Ardha Uttanasana. Con un salto, due passi, passiamo in Chaturanga, Urdhva Mukha inspirando e Adho Mukha espirando. Gamba destra avanti, la sinistra distesa dietro col tallone su, ci portiamo in Asta Chandrasana, braccia verso l'alto. Uniamo i palmi, andiamo in torsione verso destra con il gomito sinistro sul ginocchio destro e rimaniamo uno o due respiri. E lentamente, inspirando, ritorniamo al centro ed espirando ci portiamo nel guerriero 2, gamba destra piegata, braccia distese. Uno, due respiri qua e poi poggiamo il gomito destro sul ginocchio, distendiamo il braccio sinistro oltre la testa. Un respiro completo ed espirando portiamo la mano sinistra, la mano destra al tappetino, distendiamo la gamba destra dietro e facciamo il nostro vinyasa per ritornare in Adho Mukha Svanasana e ripetere tutto con l'altra gamba. Gamba sinistra avanti, destra distesa, tallone su, Asta Chandrasana. Palmi che si uniscono, andiamo in torsione a sinistra, gomito destro in appoggio sul ginocchio sinistro. Lentamente inspirando ritorniamo al centro, distendiamo le braccia, braccio sinistro avanti, destro dietro. Poggiamo il gomito sinistro sul ginocchio e il braccio destro si distende. Sguardo alla mano se riusciamo. Inspiriamo ed espirando mano destra, mano sinistra giù. Distendiamo la gamba sinistra per fare il nostro vinyasa. Nuovamente riportarci in Adho Mukha Svanasana espirando. Rimaniamo qualche respiro qua. Distendiamo bene gambe, braccia, recuperiamo. E poi con un salto, due passi, ritorniamo in Ardha Uttanasana, inspirando ed espirando ci chiudiamo verso le gambe in Uttanasana. Inspiriamo in Utkatasana e poi uniamo i palmi e andiamo in Parivritta Utkatasana verso destra, il gomito sinistro sul ginocchio destro. Lo sguardo a destra, cerchiamo di tenere le ginocchia in linea, ritorniamo al centro inspirando e andiamo in torsione dall'altro lato, gomito destro sul ginocchio sinistro, e nuovamente inspirando ritorniamo al centro, braccia verso l'alto. Espirando ci chiudiamo in Uttanasana e lentamente Ardha Uttanasana inspirando. Ci prepariamo a fare un passaggio nella posizione del corvo, poggiamo le ginocchia sui tricipiti, portiamo su piede destro, piede sinistro per portarci in equilibrio. Uno, due respiri, poi lentamente ritornare giù, distendere di nuovo la schiena in Ardha Uttanasana ed espirare in Uttanasana. Inspirando ci portiamo su ed espirando mani al cuore. Inspirando portiamo le braccia verso l'alto, uniamo i palmi,
ed espirando ci chiudiamo in Uttanasana. Afferriamo gli alluci, inspirando distendiamo la schiena ed espirando ci chiudiamo, le dita tirano gli alluci, cerchiamo di chiuderci il più possibile. Poi portiamo le mani sotto i piedi, inspirando distendiamo nuovamente la schiena ed espirando ci chiudiamo. Liberiamo le mani, inspiriamo in Ardha Uttanasana ed espirando nuovamente ci chiudiamo in Uttanasana. Iniziamo a portare la mano sinistra al fianco sinistro, con le dita della mano destra afferriamo l'alluce del piede destro, piegando la gamba veniamo su, inspirando distendiamo la gamba davanti a noi ed espirando lentamente apriamo. Riportiamo la gamba davanti a noi, lasciamo andare l'alluce lentamente, portiamo le mani davanti al cuore e portiamo la gamba destra dietro, la distendiamo, entriamo in una variante del guerriero 3 con le mani in Anjali Mudra davanti al cuore e poi distendiamo le braccia lungo i fianchi. Iniziamo a scendere con la mano sinistra al tappetino per portare su la mano destra, il braccio destro che si distende e ci apriamo in Ardha Chandrasana. Lentamente la mano destra al tappetino, il ginocchio destro che si avvicina al petto e poi mani in Anjali Mudra davanti al cuore, gamba destra piegata davanti a noi. Portiamo il piede destro, la pianta del piede destro a contatto della coscia sinistra per entrare nella posizione di Vrikshasana. Cerchiamo il nostro equilibrio e se riusciamo distendiamo le braccia oltre la testa. Rimaniamo qualche respiro e poi sciogliamo la posizione e accavalliamo la gamba destra sulla sinistra, piegando leggermente anche la gamba sinistra e il braccio sinistro sopra il destro, nella posizione di Garuda. Se riusciamo, portiamo il gomito destro sopra il ginocchio. E lentamente di nuovo sciogliamo la posizione, afferriamo il piede destro con la mano destra e distendiamo il braccio sinistro avanti per entrare nella posizione di Natarajasana. Nuovamente la gamba destra piegata davanti a noi e riportiamo il piede al tappetino. Ripetiamo con la sinistra, braccia verso l'alto inspirando ed espirando ci chiudiamo in Uttanasana. Mano destra al fianco destro, afferriamo con le dita della mano sinistra l'alluce sinistro, portiamo su la gamba piegata, inspiriamo, distendiamo la gamba davanti a noi e lentamente espirando apriamo lateralmente la gamba. Riportiamo la gamba sinistra davanti, lasciamo andare l'alluce, mani Anjali Mudra davanti al cuore, distendiamo la gamba sinistra. Dietro nella variante del guerriero 3 e poi le braccia lungo il corpo. Mano destra al tappetino, braccio sinistro verso l'alto, Ardha Chandrasana. Mano sinistra giù, pieghiamo la gamba sinistra un attimo per portare il ginocchio verso la fronte, verso l'addome. E poi ritorniamo su con la gamba piegata, mani davanti al cuore, accompagniamo il piede sinistro, l'interno della coscia destra. E non appena ci sentiamo pronti, entriamo nella posizione di Vrikshasana, distendendo le braccia oltre la testa.
Ed espirando nuovamente gamba davanti, accavalliamo la gamba sinistra alla destra e portiamo il braccio destro sopra il sinistro, ci chiudiamo in Garudasana. Anche qua, lentamente sciogliamo la posizione e con la mano sinistra afferriamo il piede o la caviglia sinistra per distendere il braccio destro davanti nella posizione di Natarajasana e riportiamo il piede sinistro al tappetino, mani davanti al cuore. Inspiriamo braccia verso l'alto, espiriamo mani al cuore. Inspiriamo in Utkatasana ed espirando ci chiudiamo in Uttanasana. Inspiriamo di nuovo in Ardha Uttanasana e con un salto due passi scendiamo in Chaturanga espirando, inspiriamo in Urdhva Mukha ed espiriamo in Adho Mukha. Gamba destra avanti, Virabhadrasana 1, inspiriamo. Ed espirando ci apriamo nel guerriero 2. Distendiamo la gamba destra, ci allunghiamo in avanti ed espirando. Entriamo in Utthita Trikonasana. Un respiro completo. E poi lentamente il braccio sinistro che scende, ruotiamo verso sinistra in Prasarita, distendiamo la schiena, sguardo avanti inspirando ed espirando ci chiudiamo. Di nuovo inspirando ci apriamo, camminiamo di nuovo verso la gamba destra, distendiamo la schiena, avviciniamo eventualmente un po' la gamba sinistra e poi ci chiudiamo in Parsvottanasana. Di nuovo distendiamo la schiena, sguardo avanti, se riusciamo passiamo con la mano sinistra oltre la gamba destra, altrimenti rimaniamo con la mano dall'altro lato e distendiamo il braccio destro in alto per entrare nel triangolo in torsione. Ci chiudiamo nuovamente in Parsvottanasana e facciamo il Vinyasa distendendo la gamba destra dietro. Inspiriamo in Urdhva Mukha ed espiriamo in Adho Mukha. Ripetiamo con la sinistra Virabhadrasana 1. Inspiriamo ed espirando Vira 2. Distendiamo la gamba sinistra. Ci allunghiamo in avanti ed espirando, Utthita Trikonasana. Un respiro completo e poi scendiamo col braccio giù, entriamo in Prasarita, quindi verso destra, ci allunghiamo e poi ci chiudiamo verso le gambe. Di nuovo allunghiamo, camminiamo verso la gamba sinistra, allungando di nuovo. E ci chiudiamo in Parsvottanasana con il mento, con la fronte verso la gamba. Allunghiamo di nuovo. Se riusciamo, portiamo la mano destra oltre la gamba sinistra. Portiamo su il braccio sinistro. Possiamo usare anche un mattoncino, un supporto se non arriviamo giù, oppure portare la mano alla gamba. Lentamente scendiamo. Ci chiudiamo un attimo e poi portiamo la gamba sinistra dietro, facciamo il nostro vinyasa se vogliamo che con la gamba sollevata per riportarci in Adho Mukha. Piegando le gambe facciamo un salto, due passi per riportarci in Ardha Uttanasana, inspirando ed espiriamo in Uttanasana. Inspiriamo Utkatasana. Espiriamo Samastiti. Di nuovo inspiriamo braccia su, espirandoci chiudiamo in Uttanasana, inspiriamo Ardha Uttanasana, con un salto ci riportiamo in Chaturanga e portiamo la pancia a terra per aprirci in Bhujangasana ed espirandoci portiamo giù. Portiamo le braccia lungo i fianchi, palme rivolti verso il tappetino, ruotiamo le spalle per aprirle, solleviamo prima le spalle, il busto, inspirando, solleviamo le braccia, le mani dal tappetino e le gambe ed espirando scendiamo, distendiamo
Distendiamo le braccia davanti a noi, inspirando solleviamo braccia e gambe ed espirando scendiamo. Apriamo a croce le braccia, di nuovo inspirando solleviamo ed espirando scendiamo. Distendiamo le braccia lungo i fianchi, lentamente pieghiamo le gambe, portiamo le mani verso i piedi, afferriamo i piedi o le caviglie. Inspirando, ruotiamo le spalle per aprirle, cerchiamo di venire su lentamente, i piedi spingono per allontanare i talloni dai glutei e aprire le spalle. Cerchiamo di tirare su, di aprirci, tenere la posizione, qualche respiro e poi lasciare andare, rilassare un attimo. Lentamente riportare le mani sotto le spalle per aprirci in Bhujangasana e poggiando sopra le ginocchia, chiuderci un attimo in Balasana e lentamente portarci sedute con i glutei sui talloni. Portiamo le mani davanti al cuore, ci portiamo su. Inspirando, distendiamo le braccia oltre la testa e cerchiamo di inarcare. Ed espirando, ritorniamo con le mani davanti al cuore. Di nuovo inarchiamo da qua, con le mani davanti al cuore. Ci lasciamo andare indietro per come riusciamo. E di nuovo ritorniamo su. Cerchiamo con le mani i talloni. Possiamo anche puntare i piedi in modo da avere una posizione più facilitata e ci lasciamo andare indietro per aprire le spalle, il torace. E lentamente ritorniamo su, possiamo ripetere anche poggiando il collo del piede e vedere se riusciamo a lasciarci andare e aprire. E lentamente riportare le mani davanti al cuore e ritornare su. E risederci nuovamente con i glutei sui talloni. Rimaniamo un attimo in ascolto del nostro respiro. Portiamo le braccia su, inspirando ed espirando, le distendiamo davanti al tappetino, oltre la testa. Scivoliamo in avanti in Bhujangasana, inspiriamo, puntiamo i piedi ed espirando Adho Mukha Svanasana. Facciamo un salto, due passi per portarci in Ardha Uttanasana, inspiriamo ed espirando ci chiudiamo in Uttanasana. Lentamente ci sediamo e portiamo le gambe indietro in Alasana. Portiamo la schiena giù, accompagniamo i piedi al tappetino, inspirando portiamo il bacino verso l'alto ed espirando scendiamo, ripetiamo, inspiriamo su e espirando scendiamo, di nuovo inspiriamo su, intrecciamo le mani sotto i glutei, cerchiamo di inarcare finché possiamo, teniamo le spalle in appoggio, cerchiamo di avvicinare le scapole tra di loro e poi lentamente ritorniamo con i glutei giù. Possiamo decidere di ripetere la stessa posizione oppure possiamo intensificare portando le mani che puntano verso le spalle per provare Urdhva Dhanurasana, distendendo verso l'alto. Teniamo la posizione 2-3 respiri. E poi lentamente
Riappoggiamo la testa al tappetino e piano piano accompagniamo la schiena giù, avviciniamo le ginocchia al petto, massaggiamo la schiena. Puoi riaccompagnare i piedi al tappetino, lasciare che le ginocchia si aprano all'esterno e le piante dei piedi si portino a contatto. Rilassiamo un attimo e portiamo l'attenzione ai punti di appoggio sul tappetino. Poi riportiamo le ginocchia su, le piante dei piedi verso l'alto, afferriamo esternamente i piedi, avviciniamo le ginocchia esternamente al corpo, verso il tappetino. Rimaniamo appesi con le mani. Cerchiamo la morbidezza, cerchiamo di rilassare. Lasciamo andare i piedi e distendiamo le gambe verso l'alto, riportiamo le braccia al tappetino, lentamente scendiamo con le gambe unite, ma senza appoggiare le gambe. Portiamo una gamba su, l'altra rimane al tappetino, la destra o la sinistra, e poi alterniamo, come in una sforbiciata, cerchiamo di attivare il centro del corpo. E ripetiamo 10-15 volte per gamba, centro del corpo attivo, la destra sale, la sinistra scende e poi cambiamo su e giù. Ancora. Rallentiamo. E poi distendiamo le gambe. E lentamente riaccompagniamo i piedi al tappetino. Le braccia si distendono oltre la testa. Intrecciamo le dita delle mani e portiamo le mani sotto la nuca. Il gomito sinistro al ginocchio destro mentre la gamba sinistra si distende e poi il gomito destro al ginocchio sinistro e cambiamo. Distendiamo una gamba, pieghiamo l'altra e la avviciniamo al gomito e ripetiamo 10 volte per gamba. Una si piega, l'altra si distende, quella che si piega si avvicina al gomito opposto. Ripetiamo per 10 volte. Centro del corpo attivo e poi riapportiamo i piedi al tappetino, le ginocchia al petto e ci riportiamo su in posizione seduta, le braccia in alto, attivando il centro del corpo, ci portiamo nella posizione di Navasana, distendiamo le gambe davanti a noi. Cerchiamo di tenere la posizione, se non riusciamo, teniamo le gambe piegate e poi riportiamo le gambe giù. Incrociamo le caviglie, mani al tappetino e facciamo il nostro vinyasa distendendo le gambe, scendendo i chaturanga, espirando, inspiriamo in Urdhva Mukha ed espiriamo in Adho Mukha. Gamba destra su, affondiamo con la gamba davanti a noi nella posizione del piccione. Inspiriamo, schiena dritta, busto su ed espirando ci lasciamo andare in avanti. Riportiamo le mani in appoggio sul tappetino, ritorniamo su, distendiamo la gamba destra dietro, facciamo il vinyasa con la gamba sollevata se vogliamo. Per riportarci nel cane a testa in giù e ripetere con la gamba sinistra, sinistra su, gamba sinistra davanti a noi nel piccione,
inspiriamo schiena dritta ed espirando ci lasciamo andare in avanti, rilassiamo un attimo e poi nuovamente riportando le mani al tappetino ritorniamo su, distendiamo la gamba sinistra dietro, facciamo il vinyasa per riportarci nel cane testa in giù. Ripetiamo gamba destra in alto, gamba davanti a noi nella posizione del piccione, schiena dritta, inspiriamo e espirando giù. Ritorniamo su e portiamo la gamba sinistra sopra la destra nella posizione di Agni Stambasana. Il ginocchio sinistro sopra la caviglia destra e la caviglia sinistra sopra il ginocchio. Se la posizione è troppo intensa possiamo distendere la gamba sotto di noi, quindi la gamba destra in questo momento, poi rimandiamo la gamba sinistra dietro, la gamba destra distesa per fare il nostro vinyasa e ritornare nel cane a testa in giù. Ripetiamo con la sinistra, ci riportiamo nella posizione del piccione, schiena dritta, inspiriamo ed espirando ci lasciamo andare in avanti. Inspiriamo, ci riportiamo su e portiamo questa volta la gamba destra sopra la sinistra. Come prima decidiamo se tenere la gamba sotto distesa oppure rimanere nella posizione se riusciamo anche con un appoggio sotto il ginocchio. Qualche respiro qua. E poi riportiamo la gamba destra dietro, poi la sinistra per fare il vinyasa, scendere in chaturanga, inspirare in urdhva mukha ed espirare in adho mukha svanasana. Inspirando portiamo la gamba destra in alto ed espirando affondiamo col piede destro tra le mani. Distendiamo la gamba destra e solleviamo la gamba sinistra. Scivoliamo lentamente con la gamba sinistra davanti a noi per portarci in posizione seduta. La gamba destra si apre, il piede destro a contatto della coscia sinistra, braccia su inspirando ed espirando le braccia verso la gamba sinistra in Janushirshasana. Rimaniamo qualche respiro qua e poi ritorniamo su con le braccia inspirando. Il piede destro a contatto del tappetino, avvolgiamo col braccio destro la gamba destra, il braccio sinistro passa dietro la schiena e la mano sinistra cerca la mano destra. La fronte verso il ginocchio sinistro. Di nuovo ci riportiamo su con le braccia inspirando, riaccompagniamo le mani al tappetino per ritornare alla posizione di partenza. Riportiamo la gamba sinistra dietro, affondiamo col piede, portiamo al tappetino e poi la gamba destra si distende, facciamo il nostro vinyasa. Oppure se vogliamo ritorniamo direttamente nel cane testa in giù. Ripetiamo con la sinistra, sinistra in affondo, distendiamo la gamba e solleviamo la gamba destra e poi scivoliamo con la gamba destra avanti per portarci seduti. La gamba sinistra si apre, il piede sinistro a contatto della coscia destra. Inspiriamo le braccia su ed espirando le braccia verso le gambe. Se riusciamo avvolgiamo il piede, arriviamo al piede con le mani. Inspiriamo su con le braccia, il piede sinistro questa volta al tappetino. Avvolgiamo col braccio sinistro la gamba sinistra, il braccio destro passa dietro la schiena e con la mano cerchiamo di afferrare la mano destra. Inspiriamo su, nuovamente ci aiutiamo per ritornare alla posizione di partenza, distendiamo la gamba destra, poggiamo il piede dietro, distendiamo la gamba sinistra e facciamo il nostro vinyasa. Per ritornare nel cane a testa in giù. Un respiro completo. Poi piegando le gambe facciamo un salto per portarci in posizione seduta con le gambe distese davanti a noi. Inspiriamo braccia verso l'alto ed espirando ci chiudiamo in Paschimottanasana.
ci lasciamo andare alle gambe, poi inspirando su ed espirando le mani lungo i fianchi, poi portiamo le dita delle mani che puntano verso i glutei, puntiamo le dita dei piedi al tappetino e ci solleviamo inspirando in Purshottanasana. E lentamente espirando riaccompagniamo i glutei a terra. Incrociamo le caviglie nuovamente per fare il nostro Vinyasa. Chaturanga, Urdhva Mukha e Adho Mukha Svanasana. Poggiamo le ginocchia lentamente per chiuderci in Balasana, qualche respiro. Distendiamo le braccia davanti a noi, intrecciamo le dita delle mani, i gomiti sono aperti alla larghezza delle spalle, collochiamo la testa tra le mani e proviamo la posizione di Shirshasana. Ci portiamo in quadrupedia, puntiamo i piedi e possiamo decidere di salire su con le gambe piegate oppure distendere prima una gamba verso l'alto, spingere verso l'alto la gamba e l'altra viene automaticamente richiamata. Procediamo per gradi, arriviamo dove riusciamo. Se riusciamo rimaniamo nella posizione, qualche respiro. Il tempo che riteniamo giusto per noi. E poi lentamente pieghiamo una gamba e poi l'altra per ritornare giù, compensare qualche respiro nella posizione di Balasana, rimanendo in ascolto delle sensazioni. Lentamente ci portiamo su. Distendiamo le gambe, ci portiamo in posizione seduta e ritorniamo con la schiena al tappetino. Avviciniamo le ginocchia al petto e poi distendiamo le gambe in alto e oltre la testa se riusciamo in Alasana. Possiamo rimanere qua, possiamo decidere di piegare leggermente le gambe, di avvicinare le ginocchia, sterrare le orecchie. Per poi distendere le gambe verso l'alto, in Salamba Sarvangasana, qualche respiro. Per piegare di nuovo le gambe, avvicinando le ginocchia alla fronte. E lentamente srotolare la schiena verso il tappetino, vertebra per vertebra, e accompagnare i piedi giù. Distendere le gambe, poi portare le mani sotto i glutei, appoggiando i gomiti, aiutarci per portare la sommità del capo in appoggio e entrare in una variante di Matsyasana. E nuovamente distendere la schiena al tappetino, lasciarci andare. Avvicinare le ginocchia al petto per poi lasciare andare
la gamba sinistra al tappetino e portare la gamba destra verso sinistra, piegata, aprire il braccio destro, lo sguardo è a destra. Rimaniamo un attimo in questa torsione, per poi ripetere con l'altra gamba, riaccompagniamo la destra, la sinistra al petto, lasciamo andare la gamba destra distesa, teniamo il ginocchio sinistro, portiamo la gamba verso destra, apriamo il braccio sinistro a croce e lo sguardo è a sinistra. Rimaniamo qua qualche respiro. Di nuovo ritorniamo al centro, riabbracciando entrambe le ginocchia. E lasciamo andare le gambe. Che si distendano verso il tappetino, cercando di rilassare il corpo. Riportiamo l'attenzione all'interno, alle sensazioni del nostro corpo, osservando gli effetti della pratica. Cercando di lasciare andare le tensioni, di abbandonarci completamente al tappetino e ritornare lentamente al nostro respiro. E lo lasciamo fluire liberamente, come l'onda del mare. Proviamo ad osservare il respiro in ogni parte del nostro corpo, soffermandoci là dove ne sentiamo maggiore bisogno. Il respiro è vita, l'atto creativo per eccellenza. Il primo contatto con il mondo quando nasciamo. Il ritmo che scandisce ogni nostra giornata, lo spazio tra una pausa a polmoni pieni e una a polmoni vuoti, l'onda del nostro respiro ci insegna a fluire da un asana ad un altro, a lasciare sulla riva le rigidità della terra, e ad immergerci nella liquidità dell'acqua. E fluiamo come l'onda del mare col nostro respiro. L'onda è un invito a non mollare mai, a non desistere e a trovare un significato anche nell'attesa. Perché l'attesa è un istante di pausa tra due atti di creazione. E riportandoci in posizione seduta, ancora un attimo con gli occhi chiusi e le mani in Chin Mudra. Senza mai perdere il contatto col nostro respiro. Riaccompagniamo le mani davanti al cuore in Anjali Mudra e inspirando lentamente le distendiamo verso l'alto, passando davanti al viso,
lo sguardo è alle mani ed espirando. Le riaccompagniamo davanti al cuore, soffermandoci con i pollici sulla nostra fronte, sulle nostre labbra ed infine sul nostro cuore, e con profonda gratitudine ci ringraziamo. Namaste.